Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateli indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa». Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Edizione straordinaria del telegiornale. Un ragazzo lascia l'azienda di famiglia dopo aver chiesto al padre un'ingente somma di denaro. In diretta da Monza il nostro inviato. Sì, ci troviamo a Monza, di fronte alla casa della famiglia. I genitori hanno perso i contatti con il figlio 2 giorni fa dopo non essersi presentato in ufficio. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il giovane salire su un volo diretto a Las Vegas. Dopo la diramazione di un avviso di ricerca, altri hanno raccontato di aver notato un ragazzo corrispondente alla sua descrizione in un casinò della città. Ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione. Buonasera a tutti, ultime notizie sulla vicenda del ragazzo che ha lasciato la famiglia per andare a Las Vegas, il nostro inviato. Grazie per la linea. Questa mattina ci è giunta notizia che il ragazzo, a distanza di settimane, ha finalmente contattato un amico che abbiamo intervistato, il servizio. Mi ha chiamato ieri notte verso le 2 e mi ha spiegato che stava lavorando come nel Piobino e dopo aver perso tutti i soldi del padre, ha anche accennato di un possibile ritorno in Italia per cercare un lavoro più redditizio. Buon pomeriggio a tutti. Ci sono stati di recente nuovi sviluppi sulla vicenda del ragazzo scappato dall'azienda di famiglia pochi giorni fa. L'intervista all'amico che ipotizzava un ritorno si è rivelata veritiera. Il nostro inviato. Sì, questa mattina abbiamo assistito al ritorno del ragazzo. Pare che avesse richiesto un colloquio per ottenere un posto come esperto informatico nell'azienda del padre. Quando è entrato nell'ufficio, invece di trovarsi l'impiegato addetto al colloquio, ha trovato suo padre. Nonostante le continue richieste da parte del figlio di essere trattato come un semplice impiegato perché non meritava di essere considerato suo figlio, il padre si è fatto consegnare il cartellino del figlio e lo ha riconsegnato al legittimo proprietario. Poi ha fatto organizzare in terrazza un aperitivo per il giorno seguente. Buonasera, partiamo subito con il caso del ragazzo che aveva abbandonato la famiglia, ma che nella giornata di ieri è tornato a casa. Il nostro inviato è in diretta dalla festa organizzata per il suo ritorno. Sì, proprio ora, mentre si stava festeggiando, è arrivato in azienda il fratello del giovane fuggitivo. È furioso per la festa data dal padre in onore del fratello. Si sta avvicinando, vediamo se possiamo intervistarlo. Vuoi raccontarci il tuo punto di vista? Torno ora da un viaggio a Londra per conto di mio padre e vedo questa festa. Mi avvicino e chiedo alla guardia cosa stesse accadendo. Mi risponde che mio padre ha organizzato tutto questo per mio fratello. Rifiuto di avvicinarmi e lo riesce a supplicarmi. Mi oppongo dicendo che per me non aveva mai organizzato nulla di così importante, nonostante la mia lealtà. Ma per colui che aveva speso tutti i suoi risparmi viene fatto un aperitivo con tutta l'azienda. E la sua risposta qual è stata? Ha detto solo che, visto che io ero sempre stato con lui, ogni suo possedimento apparteneva anche a me. Mentre mio fratello era come morto ed è tornato in vita. Si era perso ma ha ritrovato la strada.